Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Remax Italcase. Oggi mi trovo in zona Boccea, Valcannuta, precisamente in via Verolengo 26, e quello che ti presento è l'appartamento Teresa. L'appartamento Teresa è un appartamento al primo piano con due affacci su strada nord-est e nord-ovest e un terzo affaccio nella giostrina interna. È un appartamento in buone condizioni generali, l'impianto elettrico è con il corrugato e il salvavita, questo è l'ingresso dove sulla sinistra c'è una finestra che affaccia appunto nella chiostrina interna e sulla destra con due sportelli un comodo armadio a muro. Poi c'è subito un soggiorno comodo, regolare, e la particolarità di questo appartamento è che ha tre spazi esterni, di cui questo nella zona giorno che è abbastanza abitabile, come vedete entra tranquillamente un comodino. E una delle particolarità di questa casa è l'affaccio. Guardate, l'affaccio molto tranquillo, seppur a 5 minuti a piedi dalla metro Battistini. Lì dietro quegli alberi c'è via Boccea, per intenderci. Quindi tutto questo affaccio è interno e lì sulla sinistra, se sei di zona, c'è via Peveragno. Quindi rientrando, infissi in alluminio doppio vetro, ci sono le inferriate e le zanzare a tutte le finestre. Quindi qui piccolo disimpegno, primo bagno, che è un bagno finestrato, ha lavabo, sanitario e doccia, lì dietro c'è la finestra. Secondo bagno, che è quello principale, stesso discorso, lì dietro questa tenda, adesso ve lo faccio vedere, c'è sia la finestra che l'attacco per la lavatrice. E poi per finire in fondo ci sono sia la cucina abitabile, eccola qui, comoda, arredata su due lati, più lo spazio per un comodo tavolino, ci si può mangiare in quattro persone tranquillamente, e l'affaccio della cucina è verso via Verolengo. Anche qui c'è un altro balconcino, più piccolino di servizio, col contatore del gas e con l'attacco per l'eventuale caldaia, perché questo appartamento ha un riscaldamento centralizzato con i contabilizzatori, ma i proprietari, quando hanno ristrutturato qualche anno fa, hanno predisposto l'autonomo. Altra cosa interessante di questo appartamento, come vedete, sono dei posti auto, sia sotto al piano piloti che qui nell'esterno, dove in accordo condominiale c'è una rotazione, quindi un mese si parcheggia sotto al piano piloti, un mese si parcheggia sempre all'interno del comprensorio ma fuori al piano piloti e il terzo mese si parcheggia fuori su strada. Quindi per 8 mesi l'anno c'è la possibilità di parcheggiare all'interno del comprensorio. Questa camera è la prima camera matrimoniale che era utilizzata come studio, l'affaccio è sempre verso via Verolengo, una camera comodissima per essere una seconda matrimoniale, con parquet in terra. E poi per finire, eccola qui, l'altra camera matrimoniale, questa molto molto spaziosa, vedete insomma tra l'armadio e il letto c'è tantissimo spazio per passare, e anche in questa stanza c'è un altro balcone abbastanza abitabile, eccolo qui, con l'affaccio sempre su via Verolengo. Quindi ricapitolando, ci troviamo in via Verolengo 26, un appartamento Teresa, al primo piano con ascensore, più una soffitta che si trova all'ultimo piano, raggiungibile con l'ascensore e più una rampa di scala a piedi. L'appartamento ha un ingresso con armadio a muro, un soggiorno comodo con terrazzino, l'ingresso e il soggiorno, la zona servizi con cucina abitabile, due bagni entrambi finestrati e due camere da letto matrimoniali. Se pensi che questa possa essere la casa che può fare le tue esigenze, contattami e vieni a visitarlo. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.